so sure about that. Well, some great tips there from Jorge Lorenzo. Hopefully, guys, you took note. And we'll find out shortly if any of them come into play, because it's time to head over to Tom and Matt for the bike. Thanks a lot, Amy. Yes, well, Jorge Lorenzo, there's not many people on this planet who know much more about winning round Valencia than him. So, gamers, but let's get ready for qualifying, Tom. All important. Who's going to get a pole position? Front row. Chi è questo qui? Ho visto che hai voluto fortemente farlo. Parla. Te sei lo speaker principale. Parlate voi. Io guardo e basta. Voglio sapere com'è. Peccato ora che c'ho botto più di 19, quasi, sono quasi, 10. Quasi mi iscrivo. Non c'hanno la moto sotto. No, ma era così. Cazzo, no, vero. No, no. Cazzo io. Oh, sono le qualifiche. No, puoi passare da lì, è cosa di YouTube. No, ma lì lo le casse, no, no, basta YouTube. No, secondo me quella, non lo tocca quello lì, Dio. Ma basta YouTube. Che lui che smuota. Così è un po' troppo. Va più lungo, questo è quello che si sente noi. Aspetta, che qui c'è... Io abbasserei questo. Aspetta, ma non è quello che sentite, è quello del quel volume di quello, poi... capito? Però perché mi sto facendo... Ma non lo so perché ti fa vedere questo. Puoi mettere gente in mezzo lì da prima che mi incazzi. Anche perché ora entrano in pista, c'è le prove. Boh, queste tre stevere, ci ho giocato contro tre stevere. Non sarebbe più. La cosa che non va, perché non sento più l'audio. Non sentiamo più l'audio. Finito. Oh. Ma è troppo indietro lì, boia. Tecnologia mi viene così. Vorresti essere lì con lui, avresti voluto essere lì con da casa mia, però non mi voglio andare casa tua. Sì, poi mi spediscono la coppa per il posto. Non ricordo. No? Sono a Valencia. Non porta ma sì. Chi è? Cioè mi continua, perché mi fa rivedere in continuazione questa cosa, non solo in live, però lo sfondo di questa tabella. Se hai verificato l'errore è nata tua sorella. Quette gambe. Comunque veniamo che adesso le prove. Delle uffie. Ma è uffie a lui, col cellulare fa prima. Capito, ma mi serve comunque per la chat, live. Vabbè, mettilo sulla chat. Dai, buono, zitto. Guarda lì, gioca pure. Mamma mia, oh. Cosa sono quei segnini arancioni, per esempio? Allora, vuol dire che ognuno sta facendo il suo miglior tempo, chiaramente il primo giro. Zitto. No, ma parla. Ah. Ma dai, ma detto zitto. Andiamo, allora, sono... Ognuno sta facendo il suo miglior tempo, tra l'altro... Di solito sono tre settori, non capisco perché ne abbiano quattro. Forse l'hanno spiltati di più per facilità di... Facilità di? Che cazzo ne so. Chiaramente ora arrivano caschi rossi perché... Problema, che la chat ora rompe il cazzo perché qui c'è la classifica delle moto. Quindi la chat rompe i coglioni. Comunque l'audio si sente. Ho visto che era questo. Chat box. Tac, giusto.
Via. C'è anche una, un altro affare però della chat. No, regola no. Chat frame. No, peccato leva gli eventi che ci sono sempre, quelli arancioni, che tanto non ti dico. No, ci sono. Event list. Sì. Brevemente. Vai, pulito. Praticamente c'è più cazzo. Vabbè, ma alla fine forse è meglio così. Devo cliccare, vero? No, perché lo fermo. Oh, Trastevere, eh? Trastevere 73. È il nostro idolo, no? Il nostro idolo. Lo seguo una vita. Sponsorizzato Ducati. Da 73. Tra l'altro, sponsorizzato Ducati, c'ha la maglietta di Ducati, cioè. E chiaramente guida una Ducati. Lo sappiamo che vorresti essere al suo posto, lo sappiamo. Sei gaiolo. Ma mi peraltro, chi non sognerebbe di fare... Io. Di guadagnare dei soldi peggio a... Ma è lui quello che conosci? No, non lo conosco. Mi è ricapitato di trovarlo l'anno scorso in... A fare la spesa, eh? No, a Joa. Online. Chiaramente lo vedevo alla fine, non lo vedevo, all'inizio non lo vedevo. Ad esempio, più, se casca uno mentre fa il scaramento, lo offendo, come funziona? Non gioca più? Ma ci ha giocato proprio? Con? Mi ricordo di averlo incrociato. Perché nessuno può avere il solito nickname, vero? No. No. Testa di cazzo, invece di fare il furbo. Hai una domanda? Comunque, Christian 17 è cascato. Come è partita la gara? No, sono le prove. Sulle qualifiche sono. Quindi non parte più. Quindi al momento si sta migliorando Ele Goss. Al casco rosso al primo settore. Questo significa che sta facendo il miglior tempo. Sì, il microfono qua. Però no, deve essere no, va bene, panoramico. Infatti c'è anche il tramonto. E la bandierina lì perché ti spacco il telefono. Vabbè, non la metto. E niente, qualcuno stanno migliorando un po' i tempi. Mi dici che minuto sei te? 4:30 manca. Ora che ho scoppolato la fine. Sarà 4:25. Ok, c'è una decina di secondi di... Ah, ma ci sta. Di sport. 10 secondi ci sta. Un tempo erano 30. Quindi sono tempo. Comunque per la chat, te ti potete solo la chat aperta. C'è la maniera. Mi fa toccare capo che poi mi cazzo. Guarda, tipo questo lì dove sono andato io. No, non lo fa. Se clicchi qui sull'icona, modifica, anzi no, nemmeno. Clicchi sull'icona culandero se ti tiene la chat aperta. Vabbè, ma tanto non scrive. Tanto scrive quel cazzo nessuno. L'unico che fa vedere. Manca 3 minuti, e 40 no, secondi. No, sono entusiasmato. Dai, parlaci un po' di questo circuito, che se qualunque cosa sei veramente malato per il MotoGP. Parlaci del circuito. Com'è? Se te lo dici. Scusate, io non ho idea di questo circuito. È il primo. È veloce, è tecnico, è... A me fa valica. Non ti piace. Tecnicamente. Perché avranno fatto la finale qui? Forse perché è l'ultima gara del campionato. Ah, ma c'è un altro italiano. Di solito è l'ultima. Hai visto? Cioè sono almeno altri tre di italiani. Come fa quello? Dal nome, dal nick. Se ti chiami Luigi MN, probabilmente sei. Bene, mi sta sul cazzo. Cosa vuol dire, scusa, Luigi? È cascato Andrea Zimbo. Ho capito, sono la mia tedesco se si chiama Luigi. Ma è spagnolo? Brasiliano? Brasiliano? Se è brasiliano si chiama Luigi. Luigi. È arrivato un po' pinzato, capito? Sul freno avanti è ripartito. Oh, Adrian ha migliorato e è salito in sesta posizione. E noi siamo contenti. Non so cosa vuol dire quel cuscino rosso. Vuol dire che è cascato. Attenzione, Davide Gallina, che secondo me è tedesco. Ma i volumi. Ha detto va bene. Va bene. Davide Gallina, che secondo me è tedesco, si è migliorato, è nono. Se sento dal cellulare. Senti un po' dire dal cellulare. Ma ce l'ha lì attaccato. Ma perché devi sentire dal cellulare? Ce l'ha lì attaccato. Va meglio nei nostri tablet il cellulare. Ma vai in culo, vai. Ma l'audio lo senti, se è attivo, vai. Io mi fido di voi, Tanto non ti dice. Non rispondi. Oh, Ele Goss, aspetta, sta migliorando anche lui. Ma c'è un microfoni su Cruzco. Sì, panoramici. È arrivato extra long. No, parlaci del circuito, perché non ti piace, per esempio? Perché non mi piace? È una scelta... Se vai al Mugello, è bello.
punto. Perché Valencia, Italia, no, Italia, no, anche Vello, ci sono, in un mondiale ci sono quattro circuiti spagnoli, c'è qualcosa intorno. C'è qualcosa intorno, no, che è meglio. Magari facciamoli da qualche altra parte. E dove si fa? In Uganda. In Uganda mi capirebbe, vedo. Perché ci sono quattro circuiti spagnoli, c'è la mafia? No. È tutta spagnola l'organizzazione. Perché sono più forti, no? E vabbè. Comunque, Valencia, perché non ti piace? Ma, fammi capire. No, la Valencia città mi piace. No, ho capito. Ma mazzo è bella. Ho capito, ma il circuito, perché? Mi piace, sensazione. Ma ho capito, ma a te quale circuito ti piace? Perché? Perché? Perché è italiano, dai. No, perché, non è perché è italiano. Sì, sì. Per esempio, beh, via, va, va. Questo mi fa cacare. Jerez, un pochino meglio, ma non mi garba. Che è il fratello. Jerez della frontera, è sempre in Spagna. Ma per le curve, per Ara, le Aragon, cos'è che per la successione di curve, contro curve. Ma guarda che bel rettilineo che c'è, per la Ducati è fantastico. Non è la Formula 1, siamo per i piloti, punto. Siamo per i piloti. Ha vinto lui. Sì. No. Oh, aspetta, ti faccio passare perché sei il mio capitano, tieni, vai. A parte che fanno più sportellate ora tra di loro. E niente. No, non me lo litigate su, anche se è, la, è il momento più intenso che abbiamo vissuto. Comunque manca 10 secondi, bimbi, Ma tanto non sta migliorando. Legos sta migliorando, anche Davide Gallina, ma sempre lontani sono, possono comunque migliorare un pochino. Clisma lì è chi è Clisma? Sì, ma tanto non ha migliorato. Vindex ha migliorato, ma è rimasto alla stessa comunque distanza. Comunque sono 12 finalisti. Sì, 12 sì. Finalisti. Ma Davide Gallina, vediamo che la moto è molto calda. No, che non stanno girando. Davide Gallina, vediamo se migliora. Ma perché lo devi pigliare per il culo? Lo conosci? Davide Gallina 23, capace anche di gamma che gioia. Comunque non ha migliorato. È rimasto o solo i centimetri. Bravo. Darci. In quel caso bravo. Comunque perché sono solo 12? Sono solo 24, 25, ho capito, ma possono essere 2000 anche perché come la gestisci? Attacchi più peggio. Forse per rendere anche la gara più fluida senza troppi incidenti, ok? Forse è una meglio 12. Cosa fai? Cosa fai? Qua! Mettilo qua lontano dalle anche perché o bene o male sono tutti lì, Sì, alla fine c'è mezzo secondo. Non è che c'è differenza fra le moto. No, le moto saranno sono, i settaggi saranno. Le moto sono uguali. Sono pareggiate. È giusto. Vediamo un po'. Vindex, vediamo se migliora. È l'unico rimasto? Sembrerebbe di sì. No, poi tiene qualcun altro. Poi c'è anche l'ultimo. Oh, non credo stia girando. Vediamo. Ha migliorato, ha migliorato. Ha guadagnato anche una posizione. Dopo. Bravo, bravo. Bravo Vindex. Bravo Vindex. Ora però basta, finito il tempo. Va, è come Rocket League, va avanti anche se arriva allo zero, va anche a 10 minuti. No, però se ha tagliato, sì, ha tagliato. Però c'è uno che non è ancora passato. Sì, ma non c'ha nemmeno gli split, quindi vuol dire che non ha. O ci mette due ore per farlo il primo intermedio. Quanti pallini ci sono in giro? Uno, due, sì, però sono quattro, in fase di giro a casa. Tra l'altro uno è parcheggiato, mi sa che era lui. Vedi? Sì, che non passa ancora dal coso, quindi finché non scade il tempo. Già scaduto? Sì, però te se tagli il traguardo e stai ancora andando, lo puoi fare il giro. Se interrompi a metà, lui come il tempo che capisce tipo due minuti che inizia a fare più di meno. Sì, Castevere lì è. Sì, si è buggato il giro. L'hanno staccato sul palco. Tra l'altro nel pubblico ho visto c'è uno dei general manager di Ducati. Guarda quanti italiani. Christian M. Guarda, vedi? Andrew, Vindex. Vindex è tipico italiano, scusa. Sì, però Davide Gallina, quindi sì. Luigi, sì. Trastevere, sì.
Di dove sei? Dei trattivi. Ma perché dai che sono riuscita cieca? Cioè io non è che c'ho babbo per mi pagare. Ah, guarda, fa un po' di, perché fa, spegne, fa un po' di calore. Non c'ho questo in mano, non posso. Ah, ho preso non che... riesci nemmeno. Ho preso se anche ti l'altro. Muovi però mi porti oltre, te la mangi. C'è la pasta fritta. Sì, su, vai, porta, vai. Cosa fa, se la butti via? Un po' cingoma, l'ho mangiato un pezzettino veramente. Oh, cioè, sono partite le qualifiche. Dai, Andy. No, vedrai, sono no, sono le ose. E lights. Le highlights. Siamo sicuri? Sì, sì, vedi. Il tempo, prima 8-3, sono curioso di vedere, via, eh. Gran Turismo. Allora, che scorso, Gran Turismo. No, ce l'ho un attimo, mi va, ho trovato la maniera di farlo andare, devo girare fortissimo al centro mentre quando giro. No, oh, no, quando sto su rettilineo. Perché il momento cruciale è quando lo tengo un po' libero, diritto. Sì. Se premo, mi va. Oh, così, vabbè. Quindi giustamente puoi darlo per mandarlo all'assistenza. No. E poi tanto si deve andare dritto. Il fittone. Moccolo, eh. Moccolo. Non so che lingua. Ci vorrei vedere il tuo babbo io a fare una gara in diretta. No, non lo potrebbe fare. Perché? Innanzitutto perché non può regolare la qualità dell'avversario in base al circuito, se gli torna bene o meno. Il circuito che gli torna bene lo tiene magari al 120%, il circuito che gli torna male al 60%. L'importante è che sia a quel punto che poi. Hai visto qui ad un attimino, grazie. Sei te, ma all'ennesima potenza. Sì, estremizzato. E almeno un minimo di... capito, di garra ci deve essere, io prendo meno quello. Ecco, è interessante. Bravo. Già in questo la MotoGP è meglio di Rocket Team. Vai, Rocket Team almeno c'è l'ombra e una topa proprio. Almeno c'è due cose interessanti. Una è una due. Ma chi è? Tuo amico? Yeah. È tuo amico. È Olga Lorenzo. Che cazzo è? È quello che gli sta simpatico. Che mi sta sul cazzo. Non posso dire. Ma chi è lui? Olga Lorenzo. Dio mio. Vedi che c'è il portacenere. Io ho un caschino tipo quello che c'era un pandorino vivo anche in Rossi. Ma non so di quanti anni fa. Ma c'è sempre? C'era un pandorino dentro. No, pandorino l'ho mangiato. Ma lui ha già vinto? Cioè, si sa già che ha vinto? No, perché ha fatto la pole e quindi ha vinto l'orologio. E Trastevere lui? Lui è Trastevere. Vedi che c'ha burino. Au! Non pareva più quello. Alla mia rimuta. Questo è beccato e gli va via. Dove voleva andare lui? Scienziato, eh? In tronco. Io sono in macchina ma vi sento male, poco. Allora parcheggia, senti se ci senti meglio. Ma la radio? Ma deve essere più precisa. Senti poco chi? Noi, Joe, cosa? Alza il volume oppure cambia telefono. Buono, non zuppatissime nell'olio. Che boy. Maiale. Ho portato anche 8 bestemmia sempre. No, levissima. La faccio vedere, non te l'ho portate dietro? No. Tu non te la potevi fare? Sì, mi sono... Secondo me quando l'hanno finita di friggere l'hanno inzuppata nell'olio e poi l'hanno bruciata. Perché è un caldo. Mandavo le ghiacce, l'ha rimessa nel ghiaccio. Le ghiacce. Oh, però... Dove cacchio è la partenza? Via, dai, ora partono. Tu non essere agitato, come mai sei agitato? Che ho caldo. Prima hanno discorso due ore. Ah, no, Rocket League andava bene.
Vedi? Perché questo è YouTube, mi dà fastidio. Non lo dico. Di astio con YouTube. Sì, non lo dico. Comunque bestemmia tanto. Non ho bestemmiato ancora. Sì, sì, sì. Ha fatto anche io. Bestemmi tanto. No. Quasi tutti i clip c'è un mocolo tuo. Che si faccia con che si subisca, che si impari. Che c'è sempre tu parli del più del meno. Sempre la bestemmia tua. Che mi annoia, sai. Non bestemmiare. Io e la tecnologia non andiamo d'accordo. Però ne sei attratto. Che non lo capisco. È come con le donne. Che è attratta dalla luce. È vero. Come le donne, non le capisco, però sono attratto. Ma è rimasto. Commentiamo in italiano il campionato mondiale di Rocket League. Potresti cambiarlo, per favore? Grazie. Campionato mondiale di MotoGP. Quindi dopo si passa anche alla finale di FIFA. Di ma perché, per esempio se Lorenzo giocasse a MotoGP, chiederebbe la modifica del serbatoio del tempo. Allora poi comincerebbe ad andare forte. No, perde anche lì. No, ma è qualcosa va forte. Il problema è che se butta in terra la gente a seconda curva non puoi sapere. Non ho capito questa battuta. Ma soprattutto non ha caldo con quei giacchi terreni. Ma lì è novembre. Ho capito, ma sei dentro. No, praticamente in Ducati non andava un cazzo. Aspetta, c'è uno. È Smook 83 che dice: oh! Ciao. Grande, ciao! Ma dove siete spariti? È qui. Ecco, siamo qua. Non ci vedi? Io sono quello lì col giacchetto rosso. E quello accanto è mia madre. Ma cosa, me la presenti tu, madre? No. Non stiamo. Ora siamo in live, come non ci siamo? Siamo in live ora, stiamo facendo live, una cosa diversa. Perché abbiamo streamato ora. È una live differita. Indifferita, abbiamo streamato sempre. È live, ma di una differita. Sì, abbiamo streamato sempre. Allora, una alla volta. Per capirsi, è mezzanotte e 41. E le altre volte abbiamo streamato a orari improponibili. Esatto. Ma dici un po', visto che sei lì, ci dici i volumi, se ci senti bene. Sfruttiamo i nostri primi fans. E soprattutto è vero che io bestemmio, perché mi stanno accusando che bestemmio. No, bestemmio un casino. A voi sì. Il microfono non è il tablet, anche se lì a voi sì è che stavo leggendo. A voi sì che? A voi sì. Ma perché non metti solo la chat? A voi sì, nel senso che a noi ci sente bene. Allora va bene. Il gioco lo sente? Il gioco lo sente, ma perché ci interessa il gioco? Ma ci interessa. A loro sì. Ma cosa ne frega del gioco? Quando siamo noi che diciamo cose interessantissime. Piena 100 miliardi di dispositivi e non ne riusciamo a seguire uno. No, oh, guarda chi è. Oh, Spargaro. Spargaro, guarda chi è. Escargo. Oh, ma dov'è la gara lì? Ma sei sicuro che gola, che golano? Perché qui mi golano lì. Vai ora golano. Secondo me hanno già corso, vedi, è già finito, ha vinto lui. Ma che te ne frega, ma mi sei agitato. Quando torniamo su Rocket. Guarda, ce l'avamo prima, anche se non eravamo noi. Prima si è fatto la live della finale. Abbiamo commentato la finale dei mondiali. In diretta, in direttissima. Direttissima, no? Sì, sì, proprio lì per lì. Quando si gioca? Prossima settimana, pomeriggio, probabile, perché io ci sono. Il gioco poco ma sti cazzi, ti rispondeva del gioco se si sentiva. Poco ma sti cazzi. Cioè, mastica i cazzi. Vabbè, ognuno ha i suoi occhi. Se lo sapevo non uscivo, no? Esci. No, come da me. Che cazzo fai? Vivi. Se lo sapevi non uscivo, hai ragione. Siamo un po'. Siamo un'attrazione turistica. Questo fanno. Ma troppo qua che mi fa senso questo. Figurati a me a tenerlo lì. Ma guarda là, guarda cosa gira questo qui. Quelli si fanno il culo. Mica noi. Quelli si fanno. Oh, ma anche noi abbiamo. No, Mike Lafuente, due pad. Ma si va avanti o si. Ma a me mi ha rotto il caso, mi dice. No, se ti Mike Lafuente. Dove vai? Oh, aspetta, dove vai? Dove come vai? Ora. Dove stai andando? Vabbè, ora si parte, dai. È poco più avanti. Vai, va bene, va bene. Dai, così ti accorgi che non siamo live, non puoi mettere. Sì, arriva, finale. Vai, la finale. Ma via, va. Hai detto ci sentiamo. Wow. Ciao, Cario. Allora, posso fare il sanchini della situazione? Sì, può saltare tutti in piedi, mi piace fare. Oh, ma chi è? Te lo butto via, eh. Madonna, leva i cosi.
Ciao, oh, hai detto ciao Allegri, sei te? No, Allegri. È di te che si prevede Allegri. Io? Sì, ti ricordi un cazzo, eh? Dai, la risata. No, la faccia. Non ci siamo mai visti. È per quello. Poi ci tocca offenderti. Cosa ha detto? Cosa ha detto? Che ci mandano già dei messaggi per rompere il cazzo. Oh, ma sta cominciando, lo volevi vedere? Allora, concentrato, c'è il giro di prova. Riscaldamento si dice, giro di prova. 10 giri, no, parte subito a secco. 10 giri e basta. Senza vasellina? Oh, lo levi che parte, dai! Tutti in piedi sul divano! Via, è partita molto bene il primo, il secondo male perché va zigzago. Zigzago. Oh, l'ha toccato! L'ho visto! Alla staccata della prima curva. Guarda che spallata! Attenzione! Oh, è morto uno! Fittone! Vai, ciao! Due, tre! L'ho visto un altro volare, ragazzi! Davide Gallina è caduto! Tanto Trastevere è andato subito! Tre a letto, subito! Quattro! Poi, Ma possono ripartire se ce la fanno? No, partono subito, però rimangono dei staccati in vita. Sì, 10 giri, poi ve li ricappati! Chissà che bestemmia ha tirato mentre veniva buttato. Quella lui sarebbe la cosa più bella. Allora, vediamo un po'. Trastevere ha mantenuto la testa. Ha mantenuto la testa, vicino quello dietro. Poi bisogna vedere se c'è dei punti. È il Gabo, che è secondo. Dei punti dove magari uno va più sotto. Oh, ma uno è andato larghissimo. Dove è andato? È morto. È andato per Prati, no, era lì là. In che senso? Uno va più, nel senso loro come perché, piloti? Perché ci sono dei punti. Per di, aspetta, dov'è? Che il punto e virgola? Che giovavo ieri. Dov'ero? Ma non ci interessa, la tua vita di merda. Ti dicevo. Non devi spiegare cosa ho fatto te, perché? A Brno. I primi due settori andavamo nelle spine, il terzo settore. Vabbè, dipende dall'abilità del pilota. Ci sono, no? Dei punti dove magari vai il doppio, dei punti dove e lo potevi dire così invece di quando io sono a casa che mi masturbo sulla moto GP, non ce ne frega un cazzo! No, mi masturbo sulla moto GP. Oh, comunque agitato. Che c'è? Devi dare il motivo per cui la tua. Devi dare. È le boss. Quindi dipende dall'abilità del pilota, no? Come sente il motivo è andato un po' largo, è andato un po' largo. Trastevere è andato un po' largo. È da vomitare. È proprio al culo o è la telecamera da fare? No, schiacciatissimo. Comunque come gioco non è molto reale. Cioè, Rocket League è molto più reale. Sì. La macchina, quel pallone. Questo è Vascati, cioè si vede che non è vero il gioco. E guardate col turbo vola, veramente è reale. Vediamo che gli ultimi sono. Comunque, quello dietro riesce a fare le curve un po' più stretto. Consuma meno ruota. Fa meno strada. Ci sarà anche qui però la consumazione della gomma. Però quell'altro è più efficace. Ci sarà, no? Non credo. Allora, cos'è? No, credo. Inutile. Ma come inutile? Invece era fatto a modo, se è inutile, pensavi anche inutile al consumo. Cioè, no, un po' larghino sbaglio. No, è su quell'ottica lì, giustamente. Secondo me. Allora basta girà, pigià. Non è facile. Vai. Dritto per dritto. Girà tutto con nessun aiuto. Ha preso troppo l'immagine, Trastevere. Vediamo se ora nella parte centrale. Si riavvicina per l'altro, nella parte un po' più guidata. Una Ducati contro cos'è? Una Yamaha. Ah, una Honda. Honda clienti. È la. Come Vande qualcosa si chiama? Vandermeer è quello che poi faceva fuggire quando a fine gara, no? Comunque vedi si avvicina nella parte guidata. Sì, è vero. Cioè nella parte vista più lenta. Poi nella parte finale. Perché? Dove? Perché c'è il rettilineo, la Ducati va via, no? L'ultimo curvone che lo. Lo fa a me. Io non ce la farà sul passare. No, non è detto, il gatto come lo vediamo? Sbaglia qualcosa. Diciamo che i primi due, poi dal terzo è quasi un secondo.
il quarto è ancora più distante. I lati sono un po' tutti squassati, direi. Sì, loro sono quelli un po' più in lotta, giustamente. Vabbè, ora vediamo questa curva qui se si distacca. Ah, oh, la prima parte è il primo fittone. Che non parte benissimo il secondo, vedi? Guarda, sì, forse che... Sì, chi è che ha fatto danni? Probabilmente c'hanno anche il cambio manuale. Sì, sì. Poi uno, guarda, è casca che ha visto molto bene. Poi un altro, cascando, se ne portate giù due, non me lo fa vedere. Sì, no, no, guarda, vicino, vicino. Lo sta studiando. Oh, si avvicina. Studia, che te trastevere, a noi trastevere, ti fiamo trastevere. Giustamente. Perché è educato. Italiano, il goglio italiano. chiudiamo poi. Mi conviene farlo passare per stare un po' per studiarlo un pochino. Mi dici qualcosa, su. Guarda come arriva vicino, vai. A pezzo un po' il culo, vi è uscito un po' male. Oh, l'ha toccato! Io direi almeno... Però qui uscirà più forte. Direi tra 5 e 5 secondi, 5 anni di galera. Cosa del genere. Che dici? No, dipende, perché se è spagnolo non gli danno penalità. Brace funziona così. Warning. E le goss. Mi sembra giusto. Se lo buttava per terra... è divertente, però sì, c'è il tipo, l'intervistava prima tipo che... Ora ha preso un po' di distanza della race direction. Comunque è spagnolo, se ti interessava, appunto, infatti non gli danno la penalità perché è spagnolo. Se c'è il microfono anche loro, c'è il fatto sotto, secondo me il gap è diminuito, infatti. Sì, no, è lì, sono loro sulla giornata. Se qualcuno così fa quanto schifo, non vedi un cazzo. È un po' lungo, riuscirà un po' meglio, ma... Ah, vogliamo parlare che il dodicesimo sto recuperando l'undicesimo, non ci interessa. Non ci interessa. Vai, te teni d'occhio i tempi, vai. Io vi guardo. Cioè, guardi noi, invece che noi. È un bello spettacolo. Dopo il bing bag. E abbiamo raggiunto la boa di metà gara. Qui un pochino si è allontanato Trastevere. Riesce a essere più costante. Oh, oh, il dodicesimo si è messo il passo all'undicesimo. Ci siamo, eh? C'è un decimino scazzo. Anche il settimo sul sesto, eh? Ecco il sorpasso. C'è stato lo scambio. Dobbiamo fare un po' vedere, un po' di bagarre. No, qua da noi terzo che è dopo la banda. Deve essere spagnola, tutto, sì, sì, sì. Guarda solo anche la regia è spagnola. Guarda solo gli spagnoli. Però immagini se ci avevano anche una marca. Però guarda, secondo me anche il terzo si è rifatto un po' sotto. O perché si è allontanato dal primo lui e si è... Guarda, vedi, per stare lì dietro ora sta forzando. Arriva lungo e ripete. Però ora, guarda, come fa un po' di rammolla. Un po' di rammolla? No, via. Un secondo, i primi tre. È a mezzo secondo, c'è quel distacco un po' così. Comunque, è in attesa dell'errore. L'ottavo è sempre lì sul settimo, però, sono lì. Mentre il dodicesimo, Davide Gallina non riesce a attaccarsi a Adrian. Cioè è lì, ma non riesce a fare... Salto della quaglia. A passarlo, quantomeno non senza buttarlo in terra, evidentemente. Ah. Questo è di chi è? È Timothy Garden, è quarto. È scritto là. McGuire. Non è che ne so tutti. Però tipo no, è a 7-10 da quello dietro, un secondo e 3 da quello davanti. Quindi è inutile. Cioè, cazzo. Cioè piuttosto ora inquadra il nono che è... Pauling. Eccolo. Luigi. Quello che fa Pagnini qui all'aeroporto. Sì, sì, sì. Luigi's Burger.
È un po' una gara piatta però, sì, senso... sì, perché a parte all'inizio che stavano attaccati i primi due, ora ha preso quel mezzo secondo. È un gran premio di Formula 1 che è di moto in realtà. Ha preso quel mezzo secondo che ora sta mantenendo tra Steveri. Il terzo rimane terzo, così sì. Comunque sta tenendo un ritmo alto. Sì, sì, no, perché è costante. Ancora si è riavvicinato un 11.000, però, Pizziamo. Crisantemo qui come è messo? No, è vicino. Sono in tre lì, Perché sì, uno ha preso largo. Perché l'ha sbagliato. In tre decimi sono in tre, un po' le figlie un po' larghe perché li sente arrivare da dietro e si sta cacando un po' addosso. O c'è la gomma consumata, secondo me ha messo la morbida dietro. Ci sta che magari e li partiamo un po'. Qui è bello, Eccolo, si è filato anche l'altro. Le passa tutte e due. Extra le long. Passa tutte e due, passa no, tutte no, ripassano tutte e due e light. No, è passato. Sì, lui perché quello che ha passato per prima è passato largo, però è uscito peggio. Questo gruppetto a tre. La cosa più divertente che c'è. È serio. Le cose a tre sono divertenti. Ormai vanno, cioè, usano tutta la pista completamente. Sono andate anche i cartelloni. Allegri però. Ma perché ci salutava tutti perché eravamo allegri? Ah, no, ma ci ha messo la maiuscola. Stato preciso. Perché eravamo allegri con la maiuscola. Oh, si è riavvicinato, A due decimi, è lì. Ha rifiatato un attimo per poi rifarci sotto. Parecchio. Invece il terzo si è allontanato perché allora, vediamo se è un e tre. Si cade addosso o... Io se fossi quello dietro lo butterei giù, così tanto per non sapere. Tanto al massimo sa fare, mi squalificano, che se ne frega. È arrivato largo. Tanto perdere o squalificarmi non è uguale. Sono posto un certo caso. Sì, quindi sei sicuro che ti squalifichi. Ho capito, ma o vinco o vinco non io. Non ho capito, funziona sì. Valencia last year pretty much as well. Qualcosa da Steve perché prende no, in mezzo alla curva. Poi arriva a tre decimi, ha ripreso un pochino di perché margine. Lui prima ha girato largo e l'ha perso. Un po' la barba alla Lions, Bello che si inquadratura sotto le palle proprio. Lì, Trastevere è lì che se fa un aerolino l'altro è subito lì pronto. Non mi aspetto l'ultimo giro per un periodo di giorni. Ma è lì, ma devi cominciare un periodo di giorni. Devi cominciare, se no cosa ti aspetti. Anche perché li devi mettere un po' d'ansia, se no va via liscio. Ci dia uno spazio. Invece il terzo ha mollato. Sì, perché probabilmente hanno riaccelerato loro due. È un decimo. Chi ha sbagliato? Sbagliato. È uscito largo. Usa più il cone, il cordolo. Sì, va un po' più stretto. Il problema è che se vai a fare la staccata larga lì, non ci va tenuta bene. Ultimo giro, di come cavalli, no? No, veramente... No, era lui, mi sembrava uno. No, mi sembrava uno. Ma perché lui c'ha l'occhiale. Ci vede, vede l'occhiale. Christian ha fatto il record della pista, vedi? Nonostante sia dietro la banda. Dov'è? Dov'è? Cascato. Ha fatto il record. Oh, non lo vedo. Ma stavo per... Vabbè, chi se ne frega? Non c'è qualcuno. Qui se l'è giocata, se non rifà una cappella lui. Perché ha tutto il passo impossibile. Non è che la voglia di recuperare. Oh. Anch'io, che cazzo di staccata ha fatto? È montato sul gruppone. È montato su. E il gordo si allontana. Come va largo? È il tuo diverso. Se non gli viene il braccino ora. La paura di vincere. Più veloce, sì, però anche più lontano.
Oh, Davide Gallina alla fine ha sorpassato Adrian. Sì, ora ma forse perché la squalifica, non c'è più tempo, non c'è il gap. Ah, ecco, perché si vede, era il momento del sorpasso e la gara va a Trastevere. Dovrebbe pennare, campione del mondo, World Champion. La boia, che felicità. Oh, primo tenuto tutta la gara. Tutta la gara con quello dietro lo pigiava. Non se ne lo pigiava, mettici un po' toppino. Tutti felici e contenti, visto così con tutti insieme. Comunque per arrivare primo e da così tanto distacco anche gli altri, zio, cazzo. Guarda delle fave quelle altre. Ma fave. Finale Trastevere all'anima dei mortacci 2. Che poi 73 perché non è del 73. Dai. Infatti, un po' di 46 anni. Le porta bene. Oh, certo mio. Infatti, mi sembrava di sentirlo. È felice, di vederlo. Spero che caschi dalla sedia. Visto che in moto cioè casca mucchio di volte, non si fa mai male, che caschi dalla sedia si faccia male. Guarda che io oramai è registrato. Non è registrato in diretta. È indifferita la caduta dalla sedia. Grande Trastevere. La fa finta di piange. Mi fa un po' di scena. Ma siamo in italiano. Lui pensa di aver vinto, non ha capito che era l'ultimo. Vedi? No, era terzo. È arrivato sul podio. Che pensava di avere una rivascita. Invece è quello che era cascato. Estrella Galizia. Mark VDR, il team. C'era una V. Ma che ne so. Buono, davvero. Figlio mio! Figlio mio! Lui è tipo un direttore d'orchestra. No, è un direttore di box Ducati. Volevo un po' le musiche. Box Ducati, MotoGP. Sì, ora voi finite di parlare, li fate parlare la gnocca. Fate, lo prendono come spazzino. La Ducati. Se c'è anche gli highlights che non c'è stato nemmeno un sorpasso lì davanti. La cosa bella è stata la caduta. Ci faranno vedere l'incidente. Che parte malissimo, tra l'altro. Sì, era partito malissimo. Loro erano secondi e terzi, capace loro. La potevano stare lì e mettere un po' di vero. È vero, facevano novelli buoni. Ma hanno deciso di sdraiarsi. Cosa vuoi? FIFA può provare la finale? Vediamo cosa c'è sui esort, guarda un po'. Su? Ciao ragazzi, grazie per averci non seguito. Sì, non seguite, andiamo.